Il tuo tempo è limitato. Certo è gratis, ma il suo valore è inestimabile. E non puoi nemmeno agguantarlo, ma puoi usarlo. E quando lo perdi, beh, non può tornare indietro. E lo sai benissimo, puoi avere sicuramente più soldi, ma non potrai mai avere più tempo. È solo questione di tempo, nessuno può dirlo, ma tutto finirà. Io, te, il mondo che ci circonda, l'universo intero. Il tempo consuma tutto, tutto, ad una velocità impressionante. E l'errore più grande è che ce ne rendiamo conto sempre troppo tardi, dimenticandoci che stiamo bruciando una risorsa inestimabile, forse la più importante che esista in natura. La paura più grande delle persone? Arrivare alla fine della propria vita e avere dei rimpianti. Il tempo è un gioco, giocato splendidamente dai bambini, diceva qualcuno, proprio perché i bambini danno valore alle piccole cose, usano ogni secondo per realizzare i propri desideri. E non dire che non hai abbastanza tempo, non prenderti in giro. È esattamente lo stesso numero di ore che avevano personaggi come Albert Einstein, Michelangelo, Raffaello, Leonardo da Vinci. Albert Einstein diceva che il tempo è un'illusione, ed è proprio così. Prova a pensarci un attimo. Preferiresti un bacio lungo, ma privo di passione? O un bacio breve, ma intensissimo, pieno d'amore? Per questo la cosa più preziosa che puoi ricevere da una persona che ami non sono dei regali, non sono le parole, ma è il suo tempo, perché quello non torna indietro e quello che ha dato a te è solo tuo. E non importa nemmeno se era un'ora o una vita intera. Ora per te ho una buona notizia e una cattiva notizia. La cattiva notizia è che il tempo vola. La buona notizia è che tu sei il pilota. Proprio così, e lo sai benissimo, ci sono persone che passano il loro tempo facendo un lavoro che odiano, che detestano. Persone che vivono una vita intera in una relazione che non vorrebbero. Persone che pensano, sognano, ma non agiscono. Non è giusto, e non è giusto perché la vita è una sola e non merita di essere sprecata, è un dono pazzesco. Immagina se ogni giorno venissero depositati sul tuo conto corrente 86.400 euro. Che cosa ci faresti? Come li spenderesti? Li useresti per divertirti con i tuoi amici? Li useresti per un viaggio? Li useresti per toglierti quelle soddisfazioni che non ti sei mai tolto? Oppure li tieni per te? Attenzione però, c'è solo una regola. Tutti i soldi che non spendi, alla fine della giornata, spariscono. E la cosa bella è che il giorno dopo avrai nuovamente al tuo risveglio 86.400 euro nel tuo conto bancario. Ora non è tanto importante capire che cosa faresti con questi soldi. La cosa che dobbiamo capire è che sicuramente non li lasceresti lì e ti inventeresti idee pazzesche pur di usarli tutti fino all'ultimo centesimo. Ecco, la vita funziona proprio così. Ogni giorno hai 86.400 secondi a tua disposizione e questo è il tuo orologio della vita. Il tuo orologio che ogni giorno ti dà una nuova opportunità per vivere la tua vita pienamente e per lasciare un segno, un marchio indelebile su questo mondo. Investendo il tuo tempo in modo intelligente, investendolo nelle cose in cui credi o nelle persone che ami. Il problema sai qual è? È che forse tu credi di avere tempo. Ma prova a pensare a questo. Vuoi capire il valore di un anno? Mettiti nei panni di uno studente che è stato bocciato all'ultimo esame e ha dovuto ripetere l'anno. Per capire il valore di un mese? Prova a pensare ad una mamma che mette al mondo un figlio prematuro. Il valore di una settimana? Prova a metterti nei panni di un giornalista che fa uscire un articolo con una settimana di ritardo. Per capire il valore di un'ora? Prova a chiederlo ad una coppia di innamorati che si sta per rivedere. E sicuramente nella tua vita, almeno una volta, avrai perso un treno, un autobus o un aereo. E quindi puoi capire benissimo il valore di qualche minuto. E anche un secondo può fare la differenza. Prova solo a pensare a chi è arrivato secondo alle Olimpiadi. Steve Jobs, in una delle sue bellissime frasi, ci diceva che il nostro tempo è limitato. Non passarlo a vivere la vita di qualcun altro. Io ora la mia mossa l'ho fatta. Ora aspetta a te fare la tua.